In Verdi il ruolo del padre è sempre molto presente, in quasi tutte le opere. Però in questo specifico Simon Boccanegra è diverso. È diverso perché lui è un padre, ma è un padre che non ha più visto la figlia. La ritrova dopo 25 anni, pensando che lei non esista proprio più. Questo momento topico che c'è nel primo atto del duetto, dove si ritrovano, c'è questa esplosione di questa musica di Verdi, incredibile, che fa venire la pelle d'oca, a me fa venire anche la pelle d'oca mentre lo canto. E da lì il personaggio cambia moltissimo, penso. E da lì Boccanegra, oltre a essere il doge, diventa anche padre. Diventa il padre che non è potuto essere all'inizio, e da lì i sentimenti cominciano a cambiare, comincia a cambiare anche il modo che io ho di cantarlo. Nel prologo è più stentorio, più appassionato, più veemente, più giovane, quindi anche la mia sfrontatezza vocale la uso tutta, nel duetto con Fiesco ad esempio. Quando invece trova la figlia, vuoi che sono 25 anni dopo, vuoi che un padre, secondo me, non usa mai toni, a parte qualche volta di rabbia contro i propri figli, perché ammorbidisco la voce, cerco di legare moltissimo, uso moltissime mezze voci, uso tantissimi piani, ma tutto quello che è scritto in partitura comunque, non è che l'ho inventato io. Simon Boccanegra è assolutamente un uomo di pace. La frase forse più bella che ha Simon Boccanegra è: vo gridando pace e vo gridando amore, intanto che le due fazioni litigano, si vogliono uccidere, no? I plebe, i patrizi e il popolo, e gli Spinola, i Doria, tutta questo odio, questa guerra, lui con una frase, e vo gridando pace e vo gridando amore, calma tutti gli animi. E alla fine credo che vinca, alla fine vince. E vince nella morte, purtroppo, e morendo si riappacifica anche con il proprio popolo che grida: no, non vogliamo Gabriele Adorno come doge, ma vogliamo ancora Boccanegra, perché non lo sentono all'interno. E purtroppo Fiesco dice: purtroppo è troppo tardi, è morto.